Farmacia Pintaudi, via Verga 104, Gela. 2 minuti 2, conduce Maria Concetta Goldini. No, appuntamento con 2 minuti 2 da Maria Concetta Goldini. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Il livello di imbarbarimento della politica locale ha assunto ormai toni inaccettabili. È una situazione che ogni giorno ci porta a registrare scontri e veleni. Una situazione che ci porta sia nei social sia anche nel palazzo del municipale, tra una lettera nomine e l'altra, tra uno scontro in aula e fuori dall'aula consiliare, a dover registrare che maggioranza e opposizione stanno vivendo una stagione veramente molto triste e molto misera, fatta soprattutto di scontri che potrebbero in molti casi essere evitati. La colpa, quando accadono certe cose, non è mai tutta da una parte, però un appunto va fatto. La maggioranza di governo è stata premiata dai cittadini alle elezioni per fare qualcosa di importante, di nuovo per la città, cioè per reggerla nel migliore dei modi. E allora da questa maggioranza ci si aspettano comportamenti che siano al di sopra di ogni sospetto, che siano limpidi, lineari e trasparenti. Dovrebbe essere così. Da parte dell'opposizione non strumentalizzazioni meschine, non scontri ricercati per mettere in luce se stessi in cattiva luce là gli altri. Ebbene, al momento la situazione locale ci fa registrare lettere anonime, smentite che lasciano il tempo che trovano e situazioni che qualche interrogativo lo pongono, soprattutto in termini di veridicità. Poi ancora attacchi legati a questa o quell'altra cosa, anche attacchi che vengono fatti senza verificare come stanno le cose. E allora così non si può assolutamente andare avanti, nel senso che l'imbarbarimento della politica crea situazioni di stallo in una città che già è uno stagno fermo, è uno stagno messo in ginocchio dalla malattia, dal virus che non accenna a essere debellato. E l'abbiamo detto più volte, e c'è ben altro a cui pensare. E sarebbe veramente opportuno sparire da parte di certi soggetti dai social e pensare a fare in silenzio ciò che è il proprio dovere, senza bisogno di comparire a danno dell'altro, senza bisogno di ammandare la città di inutili bugie che non servono a niente e a nessuno. Al prossimo appuntamento. 2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. 2 minuti 2. Nella piattaforma mediatica di Radio Gela Express. In radio, sui social, nel sito e sulla app Radio Gela Express. Radio Gela Express. La farmacia Pintaudi è aperta anche il sabato mattina. Farmacia Pintaudi, professionalità, salute e servizi. Farmacia Pintaudi è dermocosmesi con i migliori prodotti come Corf, Rilastil, Lierac, Somatoline e in esclusiva la linea MyClean. La farmacia Pintaudi presenta la linea di cosmetici Filorga. Filorga, tecnologia e innovazione per cosmetici di alta qualità. Le ultimissime novità Filorga per le tue scorte di bellezza o per originalissimi regali li trovi alla Farmacia Pintaudi. Farmacia Pintaudi e Filorga, a garanzia di cosmetici sicuri sulla pelle e dall'efficacia provata. Non avete tempo per acquistare e ritirare i farmaci? Prenotare servizi o consulenze? Alla Farmacia Pintaudi c'è il servizio chiedi, invia e ricevi. Servizio WhatsApp al numero 347 18 95 431. Consegna a domicilio gratuito chiamando allo 0933 91 11 61. La Farmacia Pintaudi ha realizzato un comodo ed esclusivo parcheggio gratuito riservato per i suoi clienti. Farmacia Pintaudi, via Verga 104, Gela. Medigroup Construction esegue lavori edili, opere stradali e ponteggi fissi. Dal 2008 si occupa della gestione delle cave, della lavorazione e commercializzazione degli inerti. Medigroup Construction si avvale di un impianto di betonaggio e di macchine per il movimento terra di alto standard qualitativo ed è molto attento alle materie prime impiegate e anche nel monitoraggio del prodotto finale. Medigroup Construction, via Venezia 372, Gela.